Brr, che freddo qui su. Sarà che sono circondato da dissipatori? Infatti oggi parleremo un pochettino di dissipatori. Sicuramente avete sentito un casino della madonna. Comunque parleremo di dissipatori. Più nello specifico di dissipatori ad aria. Già, lo so già cosa state pensando. E dissipatori a liquido. Piccolo disclaimer, non ci saranno test, non ci saranno numeri in questo video. Vi andrò soltanto a spiegare il funzionamento di questi device molto molto interessanti. Stanchi di questa scritta? Keyspan è il sito dal quale acquistare le chiavi dei vostri videogiochi e dei software di cui avete bisogno. Grazie alla loro promozione Black Friday avrete un 50% di sconto su una marea di software. Basterà cliccare su acquista ora, aggiungere il prodotto al carrello, visionare il carrello e inserire il codice sconto ZT50 per un 50% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché procedere al checkout, pagare col metodo da voi preferito, andare nella sezione attivazione di Windows e inserire la chiave che avete ricevuto nel vostro account. Keyspan, che storia! Prima di andare al vivo del video, vi ricordo che oggi alle 15 c'è lo streaming con giveaway di non una, non due, ma bensì tre videogiochi. Quindi passate in live, venite a salutare e cercate di vincere un gioco. Ciao! Allora, cominciamo con l'esaminare la strumentazione che ho sotto mano. Voi direte, perché hai un dissipatore stock Intel? Transizione super mega figa. Perché questo è l'unico dissipatore ad aria che avevo in mano, ma la cosa potrebbe sorprendervi, questo dissipatore del stock Intel funziona con lo stesso principio di tutti gli altri dissipatori ad aria presenti sul mercato. Funzionano schifo, questo sì, ma almeno funziona con lo stesso modo. Abbiamo poi due dissipatori AIO, o per dirla in esteso, all in one, e cioè un Corsair H100i versione V2 di cui ho solo il corpo e un Fractal Design Celsius S36, un dissipatore a liquido sempre AIO con radiatore da 360 mm. Allora, cominciamo subito con l'ovvio, e cioè togliamo subito di mezzo il componente che fa più schifo e parliamo del dissipatore ad aria. Ora, ci tengo a precisare che ovviamente un dissipatore ad aria più costoso va meglio di questo, ma il principio di funzionamento, come ho detto prima, è esattamente il medesimo. In pratica, il dissipatore va a fare contatto con questa parte sulla vostra CPU. Il calore emanato dalla CPU andrà a diffondersi sul corpo lamellare del dissipatore, questo qui credo sia alluminio, mentre la parte centrale credo sia rame, e la ventolina qui presente serve a dissipare, a raffreddare il corpo lamellare, così che ci sia uno scambio termico tra la CPU e il vostro dissipatore. Ovviamente, come ho detto, un dissipatore ad aria che costa di più di questo qui sicuramente andrà meglio. Così su due piedi mi viene da pensare all'Assassin 3, il Noctua DH15, che credo acquisterò io tra un po' di tempo, giusto per fare dei test, per avere un po' una controparte al mio dissipatore a liquido. Questo tipo di dissipatore è il più semplice da installare, possiamo dire, è il più facile anche come funzionamento teorico ed ha soltanto un piccolo svantaggio. Dato che i dissipatori, quelli grossi, hanno due o anche tre ventole che servono a dissipare l'intero corpo lamellare, può darsi che la rumorosità sia più elevata rispetto a un dissipatore a liquido. Per un PC da uso ufficio, quindi web browsing, documenti, queste cose qua, un dissipatore ad aria va più che bene, anche quelli da 30 euro, perché di conseguenza il processore utilizzato non sarà così potente, non sarà così caldo, e quindi un dissipatore a liquido è decisamente superfluo in quel caso. Adesso parliamo un attimo di dissipatori al liquido all in one. Come ho detto, ho qui un radiatore da 240 mm con i tubi e ovviamente attaccato alla pompa. Questo qui è un dissipatore di
casa Corsair. Ci sono anche dissipatori all-in-one con radiatori da 120 mm, 140 mm, 280 mm, 420, 480, diciamo chi più ne ha più ne metta in base alle vostre esigenze. Allora, io qui ho due esemplari che funzionano davvero bene. Questo qui è un mio vecchio dissipatore che montavo sul mio Ryzen 7 1700. Questo qui invece è un dissipatore da 360 mm che ho deciso di installare sul mio Ryzen 7 3700X. Adesso, entrambi funzionano anch'essi alla stessa maniera. Abbiamo qui una pompa che molto spesso è integrata nel water block. Sì, lo so, forse l'avrei dovuto pulire prima di farlo vedere in video, ma questo vi fa pensare quanto sia vecchio questo dissipatore. Una pompa che molto spesso è integrata nel water block che fa girare l'acqua nei tubi. In pratica, per farvi capire, la pompa, che è sempre questa qui, fa, ad esempio, salire il liquido da qui, il liquido fa il giro nel radiatore, perché se io lo scuoto, a parte la polvere dovreste sentire un po' di liquido, scende dall'altro tubo e ovviamente fa il giro dell'aria. Adesso, questa piattina di rame farà contatto con la vostra CPU. È qui che avviene lo scambio termico. Infatti, il liquido che sarà all'interno del water block si riscalderà, salirà appunto i tubi grazie alla pompa integrata nel water block e una volta arrivato nel radiatore, il corpo lamellare, raffreddato dalle ventole, servirà a offrire lo scambio termico che servirà appunto a dissipare il calore del liquido. E quindi è tutto quanto un ciclo. Si chiama all in one perché c'è una pompa, c'è un water block e c'è un radiatore in un solo pacchetto. Adesso, il principio di funzionamento è lo stesso rispetto a questo dissipatore con radiatore da 360 mm. Ma allora perché farli di misure diverse? Un radiatore più grande significa più ventole. Più ventole significano più massa d'aria che si muove. Più massa d'aria che si muove significa che le ventole devono girare a RPM più bassi e quindi devono essere meno rumorose. Per farvi capire, questo dissipatore con radiatore da 360 mm raffredda un po' di più rispetto a questo qui da 240 mm, però con una rumorosità decisamente più bassa. In altre parole, se queste ventole girassero a 800 rpm avrebbero la stessa resa di queste due ventole più o meno che girano a 1500-1600 rpm, e di conseguenza se noi mettiamo queste tre ventole a 1600-1500 rpm, beh, le temperature raggiunte saranno decisamente più basse rispetto a un rpm più basso. Piccola cosa che dovete sempre tenere a mente è che la temperatura dei vostri componenti non può mai andare al di sotto della temperatura della vostra stanza. Quindi è fisica, tenetevelo in testa, è inutile che praticamente diciate no, nella mia stanza ci sono 30 gradi e il liquido all'interno del radiatore è a 25, è una cosa totalmente impossibile. Ora sfatiamo un attimo un paio di miti. G, è vero che se metti il dissipatore a liquido in questa posizione il tutto si brucia perché la pompa... No raga, non è affatto vero, bisogna tenere conto di una cosa e adesso vi do la dimostrazione scientifica. Questa è una bottiglia, l'acqua sta sotto, l'aria sta sempre sopra, in qualsiasi circuito chiuso. Adesso, se io faccio così, dove va l'aria? L'aria va sopra. Tenete a mente questa cosa. L'aria in un liquido tende a salire e salirà sempre perché è più leggera. Quindi, di conseguenza, se noi montiamo il radiatore in questa posizione e il water block è più basso rispetto alla parte più alta del radiatore, la vostra pompa non subirà alcun danneggiamento nel tempo. Allora, per farvi capire, la posizione più indicata per montare un dissipatore a liquido è questa, cioè il radiatore su e la pompa e il water block messo qui sulla CPU. Adesso, se voi lo montate così, non è un problema. Se voi lo montate così, non è un problema. Il problema ce l'avete se lo montate così, perché l'aria non starà più
nel radiatore, bensì risalirà nella pompa e la pompa andrà sotto sforzo. Perché andrà sotto sforzo? Provate voi a spingere 100 kg e c'è qualcuno che a un certo punto abbassa repentinamente il peso, cioè che fa 100, poi 70, poi di nuovo 100, poi di nuovo 80, poi 100, poi di nuovo 70, poi 60. La pompa praticamente sale di giro, a un certo punto... Sì, questo è il rumore. Più o meno sì, questo è il rumore che fanno le pompe che si stanno rompendo. Sentireste dei rumori molto strani nel vostro case, un tipo un... No, da... serio, non sto scherzando. Adesso, qual è il dissipatore più adatto a voi? È una domanda specifica per il vostro caso. Nel senso, un dissipatore a liquido ha un'efficienza di dissipazione maggiore rispetto a un dissipatore ad aria. Costa di più, questo è vero. Le prestazioni inoltre dei dissipatori ad aria top di gamma sono estremamente paragonabili a un dissipatore come questo. Poi bisogna andare a controllare la pompa all'interno del water block, perché ci sono case che fanno la pompa proprietaria, case che invece utilizzano pompe OIM. Le più comuni sono comunque le Esatec, credo siamo arrivati alla Esatec 6, non vorrei sbagliarmi al riguardo. Ma ad ogni modo, io tendo a scegliere dissipatori a liquido. Vi ripeto, voglio comprare un Noctua DH15 per fare un test con il mio attuale dissipatore, che è un Kraken Z73 della NZXT, e vedere in effetti quanto cambia tra un dissipatore a liquido top di gamma e un dissipatore ad aria top di gamma. Ad ogni modo, pensate che un dissipatore ad aria è estremamente meno costoso di un dissipatore AIO a liquido top di gamma, perché fondamentalmente c'è meno tecnologia all'interno. Ci sarà magari una differenza di purezza di materiali tra un dissipatore ad aria e l'altro, questo sì, ma fondamentalmente il prezzo è decisamente più basso rispetto a un AIO. Un AIO invece è comunque un pacchetto molto conveniente, perché, vi ripeto, arrivano tre ventole e un radiatore che comunque è studiato, sono componenti studiate per raffreddare al meglio la vostra CPU. Quindi dipende davvero dal vostro caso. Nel senso, se ci dovete giocare, va benissimo anche un dissipatore ad aria di fascia buona, fondamentalmente. Se deve essere un PC che deve lavorare e deve sfruttare molto la CPU, quindi in rendering, in grafica 3D, un dissipatore a liquido, soprattutto con i nuovi Intel e con un Ryzen 9, è decisamente la scelta migliore. Senza dimenticare poi che molto spesso i dissipatori AIO arrivano con un casino di fili che escono molte volte o dalla pompa o dalle ventole. C'è da dire che il Celsius S36 di Fractal Design ha un piccolo hub qui vicino ai tubi che vi permette di ovviare un pochettino al casino che si viene a creare nel vostro case. Ma questi sono gusti, sono preferenze. Se poi volete fare un cable management come si deve, credo che questo sia comunque un fattore secondario. Ragazzi, ditemi nei commenti quale dissipatore avete voi. Avete un dissipatore ad aria e volete passare al liquido? Avete un dissipatore a liquido e volete passare ad aria? Non capisco perché vogliate farlo, ma se lo volete fare, voglio saperlo, sono estremamente curioso, davvero. Cosa ne pensate del video? Sapevate le cose che vi ho detto? Non lo sapevate? Fatemi comunque sapere. Speak your mind to G. Potrebbe essere lo slogan di uno spot fantastico. Fatemi sapere la vostra come sempre. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. E ci vediamo ad un prossimo video. Sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.